Ciao. Ciao. Ecco, ecco. La live è iniziata da 3 secondi e Nicola sta già abusando della soundboard e si è accesa una luce a caso. È il volere divino, allora. Vabbè, vabbè, diciamo così. Ciao a tutti. Ehi, hey, buonasera, buonasera. Come va? Non c'è male, non è c'è di male. Di nuovo giovedì. E io sono è in vero. Maniche corte, ragazzi. Quanto caldo fa in sto periodo? Fa veramente tanto caldo. Ho letto, tra l'altro, che ridendo e scherzando è l'anno più caldo dal 1800. No, dall'800, credo. Dall'800 dopo Cristo, intendi? Sì. Dal Medioevo. Ma non so neanche se ci sono riferimenti sufficienti. Comunque, sì. Devo dire che effettivamente magari allora, quest'estate faceva caldo e non ci piove. Però se me l'avessero detto, non l'avrei notato. Che fa caldo? Oh, sì. Guarda, io mi ricordo delle estati. Scusa, non voglio fare il vecchio parlo di tempo, ma... Parliamo del tempo. Mi ricordo che in passato c'erano estate delle estati ancora molto più calde di queste ultime. Ma molto, sì, molto più è vero, calde. Però effettivamente... E nessuno si è fatto nessuna domanda in quel periodo. Però effettivamente adesso, che è il 20 di ottobre, si sta tranquilli. Decisamente cioè. Anomalo. Cosa sta succedendo? Tutto... Tutto un gnic-gnac. Sono io. Siamo tutti. C'è proprio il tavolo che ha che deciso di fare ASMR. Comunque, domanda di servizio. Si vede tutto? Si sente tutto? Fateci sapere. Voi come state comunque? Bene. Ciao Plautus. Ehi Plautus. Grande. Grandissimo. Plautus. Idolo. Come stai Plautus? Tutto a posto? A posto, salami origami. Salami, una certezza. Il membro segreto di Insoffitta. Cosa state ascoltando in questo periodo? Allora, domanda che faccio anche a voi, amici. A casa. I primi 800 che ci risponderanno riceveranno il regalo. Non una, ma ben due. Qualcosa. Spugne. Due padelle che non userete mai. Due padelle. Allora, in sto periodo sono un po' ritornato ad ascoltare musica elettronica strana. Cioè, avevi smesso? Avevo smesso e avevo un po' ripreso un periodo metallonzo, un po' pesante. Però non lo so, forse mi sono un po' stufato, un po' voglia di cambiare, allora ho virato sul secondo genere. Bello che comunque passi da metal estremo, pesantissimo, a musica elettronica strana. Tutto bene, Nicola? Ma tutto a posto. Tutto a posto, allora grande. Sarò banale, ma Cypress Hill e Megan Thee Stallion. Beh, non sei banale. Perché? Ci sta. Invece Plautus, nulla di specifico, però so che a Milano a novembre ci saranno gli Who e probabilmente andrò a riascoltarmi qualcosa di loro. Credo che sia gli HU. Gli HU. Cioè, nel senso gli Human... Chi sono gli HU o Who, Plautus? Perdona la nostra ignoranza. Ottima domanda. O la nostra incapacità di comprensione. A meno che... Andiamo a vedere. Ah, sono proprio gli Who? Ma gli Who, WHO? O è un nome... Orpo? Grandissimo! Canti tibetani. Canti di gola. Anche io li so fare. Sentito che bravo che sono. Beh, da number one. Dici anche se... Ah. Sono gli Sono questi Plautus comunque. Sì, parlando di oro. Quanti ce ne saranno? Non so. Esatto. È un po'... No. Ah, questo era il... È l'intro. Era il logo. Madonna, ma è un'esperienza cinematografica. Che sveglia... sobria. Ma anch'io voglio... Sono confusissimo. Sì, anch'io. Stanno succedendo un sacco di cose.
metal suonato con degli strumenti asiatici. Metal mongolo. Quasi a livello di Lele Blade. Quasi però. Grande Lele. Che salutiamo. Ma cosa sono quei cosi? Scusa. Cioè voglio... Beh, questo è un virtuosismo che non esiste in passato. Ma cosa sono questi affari qua? Sono, credo siano dei nidi. Cioè sì, sono cose naturali? Sì, sì, sì. Credo proprio di sì. Cioè, oddio, sono costruite ma da animali. Pazzesco. Sì, sì, anche a me naturale. Coralli montani ci dicono quelle cose. Coralli che? Montani? No, beh, no, what the fuck? No, però no, non è vero, non è vero. Comunque è molto strano che un prodotto del genere venga da quel tipo di cultura di paese. Venga da? Se fossero veramente mongoli, una roba strana. Cioè sembra un'idea imprenditoriale europea, ma non... È molto globalizzata come cosa. Però credo che siano sì mongoli, cioè anche vedendo le location. Mi fa venire in mente, sono stato qualche settimana fa, c'era le giornate del cinema muto, che è un festival che si svolge qui a Pordenone. Grosso, molto grosso, nella nicchia di quelli appassionati di cinema muto. Esatto. E sono andato a vedere un film di tutta la rassegna, che era Nanook l'Eschimese, primo documentario della storia. E, era accompagnato, tutti quanti i film sono proiettati e accompagnati da musica dal vivo. E quella sera è un documentario su appunto il popolo Inuit. E c'erano due donne provenienti da credo il nord del Canada, comunque di cultura Inuit, che accompagnavano la cosa con un'orchestra di fiati insieme, e loro facevano questi canti proprio tipici del loro folklore, fatti canti di gola, con dei suoni gutturali, ma molto più di questi, cioè non erano neanche delle melodie come in questo caso suonate di gola, erano proprio dei versi, delle vibrazioni, facevano anche ansimavano quasi, mi verrebbe da dire. Facevano dei suoni gutturali ma ritmici. Riusciamo a trovare qualcosa per darci un'idea? Oddio, proviamo. Comunque Platos dice che ovviamente tutti i partecipanti al Festival Cinema Muto non possono parlare. Ovvio. Se no... Lol. Ti immagini? Sarebbe un'esperienza quadridimensionale. Ci credono fino in fondo. Guarda, Kathy Kenick e mi sa Janet... che sono addirittura loro. Ah. Ma è la YouTube, infatti, del 2007. Throat singing si chiama. Canti giustamente, di canti di gola. Vabbè, skippiamo un po'. Andiamo. Immaginatevi intanto di vedere dei landscape in bianco e nero. Sì, 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 è assurdo. Di neve e ghiaccio e foche e gente che costruisce igloo. Accompagnati però da un'orchestra di flauti insieme a questo e da delle coriste più melodiche. Che figata. Ma... Sì, sì, lo sta facendo la stessa. È curioso, no? Sì, assurdo. Ovviamente lo facevano solo in certi punti, non tutto accompagnato così. No, immagino. Però cavolo, arricchisce un sacco. Sì, cioè. sì, infatti facevano loro la ritmica, in certi momenti c'erano solo loro, e a volte facevano la ritmica su cui poi si appoggiavano i flauti. Era molto, molto figo, molto suggestivo. Ma è questo evento all'interno di una rassegna? Le giornate del cinema muto. Cavolo. Festival dedicato appunto al cinema, il primo cinema. Quant'era di ticket?
Entrare di ticket, 20 euro. Beh, no, beh, ma ci può stare. Beh, è una proiezione comunque per più performance. Sì, di qualità, sì, sì, più sì, un'orchestra di flauti con le Inuit, con altri ci cantanti. Sta, sta. Sì. E ti becchi un concerto con proiezione praticamente. Era uno degli eventi speciali del festival di quest'anno. Parlando di concerti, 20 euro non c'è nemmeno un sonoro, ma è live, non ci sono i dialoghi in effetti. Magari, 20, magari 20 euro e devo pure leggermi i dialoghi. Magari non ci sono neanche i colori. Purtroppo no. Parlando di concerti, vogliamo intavolare una discussione sull'articolo come no? passato? Sì, sì. Allora, giusto oggi mi sono imbattuto in un articolo del Post che sostanzialmente analizzava la ragione per la quale il fenomeno dei festival musicali, si intende, sta prendendo piede, non dico dappertutto, ma comunque è un fenomeno che sta senza dubbio crescendo in certe parti del mondo, mentre di contrasto in Italia zero, cioè completamente fermo. Di primo acchito così, mi è venuto da dire, ma come? Ma non è vero, di festival in Italia me ne vengono in mente un sacco, no? Però leggendo ancora mi sono accorto che in verità la mia definizione di festival è influenzata da, di fatto, il lavoro promozionale che fanno gli organizzatori dei concerti. Perché quelli che noi conosciamo come festival in Italia in verità sono delle rassegne tecnicamente, non dei festival. A meno che non parliamo di festival che mi vengono in mente mm-hmm. solo quelli che non ci sono più, ma tipo Lineken Jamming. Anche quella è considerata comunque una rassegna. Ma c'è festival nel nome del progetto, lo so. Ed sono tra l'altro 3 giorni consecutivi. Sì. È considerata rassegna? Non è la durata solamente uno dei fattori che rende un festival un festival. Ah. Ce n'è uno degli Lineken Jamming rassegna, giustamente. Uno degli Heineken forse poteva essere considerato più un festival, perché c'era un'altra componente importante che dovrebbe essere quella dei più concerti insieme. Ah, giusto. Perché c'erano più palchi, mi ricordo. C'era il palco primario e il palco secondario, che comunque era un palco enorme. Ma comunque, ok, sarebbe la definizione di festival? Allora, praticamente, la definizione non te la so dire di preciso, Flautus, però so dirti gli ingredienti, che magari può essere comunque d'aiuto. La durata di più giorni, più palchi, la musica che va dal primo pomeriggio fino a notte, si può dire, la possibilità di dormire in loco. Che di fatto crea un camping all'interno del festival. Un camping, esatto, c'è sempre una zona adibita al camping. E basta dire che questi sono gli ingredienti fondamentali. E mentre, scusa, musica non stop. Musica non stop. Dal camping, pomeriggio alla sì, notte inoltrata, sì, se non tipo mattina, rave. Sì, no, però, per dire, potreste anche saltarne alcuni volendo. Sì, certo, esatto. Sì, sì, sì. Anche perché ci sono più palchi e più contemporanei, più quindi palchi, per forza non puoi infatti, vederli tutti. E più palchi. E sostanzialmente, quindi il Festival di Sanremo non è un festival. Esatto. Esatto. Beh, quello meno di tutti. E niente, si snocciolavano alcune ragioni del perché questa cosa in Italia parrebbe non prendere piede. Ed era, a mio avviso, molto interessante, tant'è che l'ho subito condiviso con i due ragazzoni qua di fianco. E niente, pensavo che potessimo parlarne, perché credo che abbastanza da dire. È stato interessante, in effetti. Beh, a partire già dal fatto che casco dal pero con la definizione tipo di festival, no? Che... Sì, io ho sempre vero. Dato per scontato fosse più giorni di musica, ma in verità è di più. Già, e tra l'altro si concentrava molto su, appunto, parlare di quindi quali sono i festival esatto. all'estero, e negli ultimi, diciamo, 20 anni mm-hmm. hanno preso piede proprio questi macro festival, esatto. tipo il Coachella, mm-hmm. Ce n'è uno in Scozia. Esatto, quello in Scozia che adesso non mi viene il nome. Mm-hmm. Beh, cerchiamoli, tanto. Sì, esatto. Fringe Festival. Lo Zest questo festival. Scrivo. Lo Zest a Budapest. Sì, esatto. Festival. Scrivi European Music Festival. Non so. Festivals, così magari ti becchi una bella lista e andiamo da Dio. Comunque il motivo per cui questi festival giganti riescono a sopravvivere, correggimi se sbaglio, è perché fondamentalmente avendo un bacino d'utenza così largo e mm-hmm. tra l'altro per più giorni, riescono anche a chiamare artisti molto più grossi.
lì e a dare un cachet consistente agli artisti grossi. Lì credo che sia un po' una questione di l'uovo e la gallina, no? Io credo invece che sia più una... sia a monte la ragione, sia un po' una... come si può dire? Un insieme di cose, tra cui, non da sottovalutare, proprio la testa della gente che va, no? Nel senso... Si discuteva di questa cosa in particolare con l'Inghilterra, perché abbiamo avuto, per esempio, modo di parlare con Aurora Reis, ma anche tra di noi, parlando di quando sei andato a Londra anche tu, del fatto che lì questa cosa di andare a scoprire musica sia molto più sdoganato, no? Vero. Sia una cosa molto normale. Sì, e questa cosa... Che poi trovati le band emergenti al pub, sì, del paese, in pratica. Cioè, l'idea di andare ad ascoltarsi musica a caso è normale, non è una cosa... Cioè, non è che ci fai una serata apposta, è una cosa che succede regolarmente. Infatti l'articolo del Post che citavi parlava anche di tra i motivi per cui in Italia non prende piede il festival così grossi è anche che c'è meno la volontà di scoprire nuova musica da parte del pubblico. Sono molto più... Siamo molto più fossilizzati su la nicchia, no, che ci piace. Sì. O addirittura il singolo artista, se no, nei casi più estremi. Sì, infatti, faceva anche un esempio di chi è che aveva suonato al concerto di Vasco, che era stato... Gli Stereophonics. Quindi erano stati presi a bottigliate. A bottigliate, perché ovviamente i fan di Vasco Rossi volevano ascoltare altro. Tra l'altro, altra testimonianza... Mentre appunto all'estero, ma... Cioè, è risaputa sta cosa se vai in America, ma probabilmente anche all'estero in Europa c'è molto più apertura mentale verso ascoltiamo la musica, poi magari non mi piace, magari ho il mio genere preferito, però ascoltiamo. Invece qui chi ascolta rock, chi ascolta pop, chi ascolta folk, ascolta... Che poi folk. Anche lì, cioè, senza arrivare all'estremo, no, di tirare le bottigliate, però, cioè, vai a un festival, che adesso mi tocca mettere le virgolette perché... vai a un festival dove sai che c'è più gente che suona. Ma scusa, ma quanto sfigato sei per dire qualcosa agli altri? Cioè, ma cazzo, goditi la giornata, no? Ascoltati un po' di musica. Scopri qualcosa. Esatto, cioè... Plautus dice, infatti nei locali vanno forte praticamente solo le cover band, come quelle di Vasco. Bravo! Esatto, infatti, cioè... Plautus, hai tirato fuori un altro argomento gigante. O i Coldplay. Dove non si riescono a comprare i biglietti, a quanto pare. Comunque... Cringe, oppure... Davvero? sì, è stato successo un po' un mezzo casino con Ticket One, comunque... Ticketone. Anche altre testimonianze, una mia amica appunto aveva visto, non le bottigliate, ma tipo gente che si mette a cantare il nome della band headliner a quelli che tipo aprono il concerto perché vogliono sì, che... Sì, esatto, ma che tristezza! Vogliamo quelli! Sì, esatto, vabbè, tra l'altro questa mia amica è una persona che viaggia, ha detto... Ovviamente, l'ho vista solo in Italia sta roba fatta. Infatti. Cioè, ti dico, al concerto di Tame Impala in Croazia c'era un duo che li apriva, semi sconosciuti. Credo che il 90% delle persone che erano lì non li conoscessero. Oh, c'è stato un sacco di partecipazione. Nessuno ha detto, Tame Impala, vogliamo Kevin Parker! Erano lì che si godevano il concerto di spalla, anche perché ti stai comunque beccando un altro concerto... Che non era nel senso, ma è come sei andato lì per un altro, appunto. No? Quindi figo beccarti. Non sta togliendo spazio quello che c'è dopo. No, esatto. Sì, cioè, è quello che dicevo prima. Ed no? Sono stati super calorosi nei confronti della band. È stato un bel momento. Quello che dicevo prima, no? Cioè, perché devi, come appunto tu hai detto bene, non è che sta togliendo tempo a quello che verrà dopo. Quindi, comunque, che te frega, il prossimo godita, concerto, no? Inizia alle 9:30. Fino a quel momento. Ma infatti, ti becchi un pre-show intanto, che figata. Sì, allora stai qua in silenzio, cosa ti devo dire, no? Cioè, comunque... Aspetta Vasco Rossi e... Una di queste era appunto la... Quindi uno degli ingredienti, diciamo, è la mentalità un po' del pubblico. E un altro elemento da non sottovalutare è che forse è l'ostacolo più grosso, perché è anche quello dove non ci puoi fare niente, sostanzialmente gli spazi. Sì. Noi non è che disponiamo di distese libere. È vero, a sta cosa tutto, non ci avevo mai, cioè... pensato, però è vero. Noi abbiamo spazi grandi, però comunque se paragonati ad altri festival che adesso magari riusciamo a trovare, sono veramente niente, cioè se parliamo anche di numeri. Perché lì è difficile. Sì, in effetti quando c'è un concerto grosso lo fai in uno stadio, esatto. Che però non va bene per un festival. No. In un'arena magari o in un centro storico, esatto. Però ovviamente non puoi fare un festival. No. Un parco,
un parco, però anche lì sono effettivamente un parco. C'è un'urbanistica, esatto, in Italia troppo diffusa, no? Cioè, esatto, ci sono, pensa, sì, anche qua intorno. Sì, sì, sì. Sì, è difficile fitta. Trovare uno spazio, esatto, decente senza case attorno. Sì, ma tra ci sono l'altro case ovunque, ci sono poi comuni in continuo. Allestirlo con i sanitari. Sì, cibo. Chiaro, chiaro. Sì, oltretutto l'infrastruttura, sì, l'infrastruttura però secondo me cioè la puoi volendo ce la si fa, lo spazio o c'è o non c'è. E un altro ingrediente era ovviamente uno dei grandissimi ostacoli perenni, la burocrazia. Cringe. Super cringe, dove ovviamente un po' quello che dicevamo giù prima a cena, che bisogna aver voglia di fare le cose, cioè io non capisco perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba. Cito Adriano. Comunque, a proposito di burocrazia, ho scoperto oggi che praticamente serve un patentino se volete andare a raccogliere i funghi in montagna. Ah, sì? Sì. Sì, sì, tecnicamente sì. E tra l'altro costa tipo 60 euro, poi è quella è l'abilitazione. Poi per ogni zona in cui vai paghi tipo 20-25 euro. Cioè devi pagare un biglietto ogni volta? No, tipo ti fai l'abbonamento, hai 60 euro. Vabbè, fai la tessera, diciamo. Poi 20 euro lì o 25 euro di là, sono tipo le zone. Ah. La zona di Barci sa un cioè, ticket. Ti compri l'accesso, ti compri l'accesso, sì, a quella, esatto, zona? Sì, abbastanza. Ti dico, l'unica roba positiva è che effettivamente cioè impari a distinguere quelli velenosi da quelli. Beh, ma cazzo, spero che tu lo faccia a prescindere dal patentino, nel senso. Più che altro mi viene da dire così è certo. Sì, più che altro mi viene da dire se uno non sa che c'è il patentino. Madonna. Cioè, nel senso, comunque quello che prendi i funghi a caso ci sarà comunque, no? Ma è per quello che io giustamente Plauso mi ha citato dicendo tecnicamente sì, cappa, perché esatto, effettivamente, cioè, a meno che non ci sia la mushroom police che ti fermi, cioè come fanno a sgamarti che hai i funghi. Infatti. Dice, pensa che è bello fare la tessera e poi non trovare comunque un è vero. Cioè, tipo tre mesi di studio. Se ti sgama la guardia forestale ti stompa, sì, però anche lì, cioè, capisci, mi sembra poi di vedere le foto tipo che vedi sui giornali locali dove c'è la lotta alla droga, dove ci sono tipo i tre carabinieri con la foto sul tavolo e c'è tipo 2 grammi di erba sul esatto, tavolo, cioè wow. Dei porcini. Sì, te lo vedi lì con 2 chiodini di numero. Sì, esatto. Cioè, vabbè. Beh, sospettato, se prima era recato. Sì, abbiamo operazione di successo, che poi se sarà costata 4 volte il cioè, ovvio, sì. Poi tutto diventa una candid camera. E adesso con queste prove ci facciamo un risotto. Esatto, cioè perché comunque poi... E poi appunto stiamo parlando di funghi, cioè che cazzo arriva vuoi? La guardia forestale col taser. Ma letteralmente, ma che vuoi? Cioè, che devo fare? Li rimetto lì? Cioè, nel senso... No, ma che poi io mi immagino, ma... Cioè, immaginati uno che vive in un comune montano col patentino. Sì, tra l'altro, cioè magari fai tipo... Al massimo, se proprio fai tipo la carta Venezia, che per i residenti costa un cavolo, no? Se abiti in un comune montano devi farti la tessera perché è la regola, però ti costa 10 euro. C'è da dire che cioè, mi raccontava tuo fratello a cui interessano i funghi, che si è appassionato, si può dire, l'abbiamo detto ormai, l'abbiamo detto. E... No, è una figata perché mi raccontava che si è appassionato, studiava i funghi e appunto è lui che mi ha parlato del fatto che c'è il patentino da prendere e soprattutto mi ha spiegato che devi stare molto attento quando li prendi perché praticamente diceva che per ogni fungo commestibile c'è una sua versione velenosa. Che è infami proprio. Sì, sì, sì. Porcini, chiodini, piopparelli, tamburo, tutti quelli che puoi pensare hanno la loro versione velenosa che differisce da quelli per un dettaglio. Minchia. Magari le lamelle sotto al cappello, oppure delle macchioline nere che i chiodini hanno e quell'altro no, o le radici sotto, devi vedere che siano così. E alcuni sono talmente pericolosi che anche toccarli e magari poi strofinarti gli occhi o robe così, cioè rischi, Madonna. Rischi la morte. Minchia. Quindi comprendo che debbano esserci delle regole precise, però non so però, quanto il patentino risolva. Nel senso, io quello che dicevo anche prima, io penso che indipendentemente dal patentino la persona che va a funghi sarà interessata ad essere comunque informata, no? Cioè il patentino la vedo come tanto una formalità, no? No, infatti, esatto, quello che dicevo, cioè se quello che non sa
che ci sono così tanti funghi velenosi, non sa neanche che c'è il patentino. Ah, beh, certo, quindi certo. Va nel, è uno che va nel bosco, poi non va, e non va neanche prende a funghi, funghi a caso. È che magari c'è quello che va nel bosco a farsi la passeggiata, sì, vede dei funghi e dice: ah, questi sono i porcini che cucinava vabbè, mia nonna, minchia, e si riprende, vabbè, si ricucina e muore. Allora è meglio se sparisce. Ma ce n'è stato uno recentemente che ha fatto ste fine. Ma credo che succeda abbastanza di frequente, considerando la quantità di funghi velenosi che ci sono. Comunque abbiamo una testimonianza diretta di Plautus. Io vivo in un comune montano e per un certo periodo ho lavorato in un'amministrazione pubblica che erogava questi patentini e comunque ne facevano parecchi ogni anno. Facevano parecchi ogni anno. Ok, ok, ci sta, ci sta. E poi è vero, c'è cioè il dark porcino. Mamma mia, che paura. Ma questo è un dark porcino. Un nome così innocuo. Rarissimo, rarissimo, preziosissimo. Comunque, tornando ai festival, sì. Niente, questa è, diciamo, la combinazione di cose che in teoria portano l'Italia a non essere un terreno fertile per i... Zootribe! Grazie del follow, benvenuto. E porta il festival vero e proprio musicale a non esistere di fatto e non prendere piede, perché quello che dicevo prima nel discorso a monte è che secondo me non è che c'è il discorso appunto dell'uovo e della gallina tra il numero di pubblico e il cachet che hai a disposizione per chiamare gente, perché credo che sia una cosa che gradualmente prende piede, no? Sì. Però se non prende mai piede chiaramente non avrai mai il modo di chiamare ospiti grossi. Mm-hmm. Il bello è che nei festival, tipo uno dei festival nominato del Coachella, adesso vabbè mega popolare ormai in California, dove ci sono sì dei nomi enormi della musica diciamo attuale pop, ma ci sono anche DJ, artisti emergenti, comunque gente che non è a quel livello e tu puoi sentirti veramente un po' di tutto. No, esatto, ed quello è un bello, bello ambiente, esatto, cioè che chi è appassionato di musica o vuole sentirsi della musica, insomma, ha proprio un'immersione di tot giorni, tre giorni, esatto, una settimana, in cui ascolta un sacco di gruppi di diversi, roba, che siano i suoi gruppi preferiti alcuni o che siano sconosciuti, che scopre lì. E tra l'altro la dimensione del festival ti permette addirittura di farti una camminata, andare a sentire più palchi, cioè passi da un palco all'altro, intanto cammini, fai i cazzi soprattutto tuoi, cioè ti permette di immergerti proprio in una situazione diversa. Mi ricordo anche quando ho partecipato a dei festival cinematografici, tipo sono andato al Festival di Venezia o quello di Roma. Belli. È veramente bello essere lì per quei giorni, avere l'accredito e seguirsi il festival, non solo andando quella sera all'anteprima di... Mm-hmm, ma mm-hmm. Seguirsi il festival per più giorni, magari dormire lì e... Ti cala in un'atmosfera diversissima il fatto sì. di... Non saprei neanche spiegarlo. Ci sei dentro, anche perché insieme ci sono un sacco di altre cose. Cioè, non sei lì solo per l'evento e te ne vai. Ci sono cose collaterali. Mi ricordo un bellissimo momento al Festival di Roma, in cui ormai si era un po' spento, erano finiti gli spettacoli principali, ma avevano messo vicino a Red Carpet e tutte quelle cose lì, c'era il baracchino, lo stand di Radio 2, okay, che trasmetteva in diretta. Ah, però okay, tutti i programmi di Radio 2 per quelle giornate erano in diretta da quel posto lì. Ah, ma che figo. E intanto intervistavano magari i registi o attori che passavano di là, quindi era intercettavano lì. Una cosa che proprio contaminava anche altri media. Esatto, ma la cosa bella è che era proprio sulla strada, avevi queste vetrate mm-hmm. che ti separavano da quelli che erano dentro a fare la diretta, okay, e tu potevi startene lì in strada a guardarti la diretta live di Radio 2. E mi ricordo questo momento in cui era tutto finito, la gente stava iniziando ad andare via ed era rimasto questo, che tra l'altro è un ragazzo che fa un programma fighissimo che purtroppo fanno tardi, tipo a mezzanotte, l'una di notte su Radio 2, che è tutto su musica elettronica un po' indipendente, va a cercare un po' cose di nicchia. Bello. È super bravo, poi ha questa voce molto soft, parla molto rilassato, quindi okay, a quell'ora ci sta tantissimo. E niente, c'era lui che tra l'altro avevo sempre sentito, non l'avevo neanche mai visto in faccia e me lo son beccato ed ero tipo l'unico lì che lo ascoltava. Un'atmosfera bellissima. Gli hai fatto così. Esatto, ero lì tipo grande. Le pollici storti. Ti ascolto ogni tanto, non sempre, però bella. Qualche ogni volta. Tanto una di notte ti ascolto. Esatto. Quando sono in macchina e non mi va il telefono. Precisamente. Però appunto ti cala in un'atmosfera diversa, mm-hmm, no? Sì, sì, no, infatti. Ed è... Sei lì dentro. Scusa, poi c'è anche gente interessata alle cose che interessano a te, quindi puoi anche parlare. Tra l'altro, sì, esatto, abbiamo... Interessate alle stesse cose, più o meno. Esatto, abbiamo... sì, è un aspetto che abbiamo... su cui abbiamo eclissato completamente, ma effettivamente... C'è tutta quella sfera sociale lì, no? Cioè, nel senso, vai lì, trovi gente che
alla tua stessa passione, anche solo vagamente per la musica, cioè il fatto che sei lì, sì, no, infatti, indica che qualcosa c'è di comune. E pur tuttavia è come Luca Comics, sì. L'articolo, sì, è un po' quello. L'articolo parlava anche del fatto che, cioè, si chiedeva poi se questi eventi in realtà non abbiano degli aspetti negativi. Degli eventi talmente grossi, sì. Faceva l'esempio anche del Primavera Festival di Barcellona, che è cresciuto talmente tanto esponenzialmente negli ultimi anni da diventare un evento che una città, tra virgolette, piccola come Barcellona fa fatica a ricevere tutta quella gente per così pochi giorni. Sì. E tanti, insomma... gente che gestisce il turismo a Barcellona, enti vari, si chiedevano quanto sia efficace avere tutto quel mercato turistico concentrato in così poco tempo, no? Sì, è un po' un problema effettivamente che poi se questo festival prende talmente tanto piede da diventare troppo grande per il suo bene, non so come dire, no? Cioè la sua popolarità diventa la peggior cosa. Esatto, no? Esatto. Ma sapete cosa mi viene in mente sugli aspetti negativi? La polemica che c'è stata dopo il Jova Beach Festival. Infatti, allora, è quella la questione. Sì, no? La sabbia, gli animali. Gli animali, eccetera. Però, andando a vedere cose più... Appunto, se noi moltiplichiamo questa cosa qui, il numero, per i pubblici giganteschi che hanno questi festival europei, effettivamente posso immaginare che la zona dove... Per dire, c'è il campeggio per 3 giorni, penso che sia devastato dopo che van via, o se non altro c'è un lavoro immenso da fare di pulizia, che va detto, se le cose sono organizzate bene, è comunque una spesa che dovrebbe essere parte del... Sì, come qualsiasi altro, previste, come esatto, qualsiasi altro evento. Però effettivamente anche lì, se parliamo di numeri veramente grandi, non come nel caso del Jova Beach Festival, ma... casi veramente grossi, tipo Coachella, possa diventare anche un fattore difficile da contenere, no? Perché poi lì sì che non ti basta aver spazio, deve essere anche un certo tipo di spazio. Ma figurati, non ti fidi della civiltà delle persone, hai messo il K tuo, è sufficiente. Il punto è che anche se fossero civili finché vuoi, ma secondo me è il numero, sì, cioè, a prescindere. Comunque guardavo qua i festival... Non c'è più l'erba dopo 3 giorni di concerto con 20.000 persone che saltano. Non c'è. Credo. Comunque Tomorrowland effettivamente musica elettronica e basta, però enorme, cioè gigantesco. Esatto, esatto. In Belgio. Burning Man sembra siano straseveri sulla spazzatura. Guarda, nel Burning Man sono straseveri semplicemente perché è super sgamo, perché è letteralmente in mezzo al deserto. E quindi cioè, qualsiasi lattina nel senso ma no, fai come i bambini, non è mia, che cazzo, sei stato solo tu lì. Esatto, sì. No, e meno male che sia una cosa. Voi ci andreste al Burning Man? No. Io ho visto no, io mi hai spento, no, che risposta secca. Pensavo di far partire un che figo, dai. No, invece proprio no. Ma in verità, ovviamente, andrei a un festival, chiaramente, però il Burning Man in particolare sulle palle. Ma sta sulle palle. No. Gente sciroccata. No, ma guarda, a me piace tutto del Burning Man tranne la location. È per quello che non ci andrei. Ok, perché devi organizzarti per conto minchia, tuo. Minchia, cioè, devo fare letteralmente Mad Max per andare a vedermi un festival, cioè, ok, no. Immagina di andarci con qualcuno che è straorganizzato, che ha il camperone. Sì, allora sì, se fa tutto lui. Cioè, il festival ti piace comunque. C'era già quando sono arrivato. Esatto. Ecco, il Burning Man... Ah, scusa, ho già letto. Mad Pepe. Sì, no, nel senso... È quello l'unico motivo, perché per la musica, la gente, l'ambiente... Certo deve che ci andrei. Deve essere figo, dai. Però letteralmente, cioè, andare... Raga, in mezzo al deserto, cioè, non è che... Quando sei stufo, vabbè dai, vado un attimo all'ombra, ma a rilassarmi. Più che altro, ok, che è iniziato come una cosa proprio spartana, ma vuoi che ormai che ha questo nome non ci siano comunque dei soccorsi, non siano più organizzati? No, ok, saranno sicuramente organizzati, ma vorrei non dover aver bisogno, no, certo, dei soccorsi. No, certo, cioè, capisci? Preferi al Coachella, al Tomorrowland, al Primavera, ci andrei a tutti, però letteralmente guidare... giorni per arrivare in mezzo al deserto. Ah, perché è proprio così? Credo, guarda che è un'avventura anche solo arrivarci. Cioè è così isolato, è così in mezzo. È parte del suo successo anche questo, proprio perché la gente che ci partecipa sa di aver fatto, ha questa cosa in comune con tutti, di aver fatto questa specie di
di rito di passaggio, sì, esatto, per arrivare lì e voler essere lì. Ragazzi, dobbiamo andarci. Vabbè, allora andiamo. Tu andresti, Marco? Sì. Oh, se ci andate ci vengo anch'io, no, però da solo non ci andrei. La prossima, cioè, non ci andiamo comunque, detto. Chi ha parlato di Burning Man? Ormai che comunque c'è sicuro nella lista, c'è, quindi sicuramente rimetti pure Reaction. Allora, Tomorrowland. Tomorrowland, Martin, vediamo. Garrix, vabbè, insomma, Marshmello. Giustamente, come dicevi tu, Marco, poi questi festival che sono enormi, poi possono veramente... Puoi far, sì, venire mal di mare. Sì, tutto. Possono, sì, permettersi di chiamare chiunque. Cioè. Quello che nominavamo prima scozzese è il Glastonbury. Esatto. Festival Line Up del 2022. Billie Eilish, Paul McCartney, Kendrick, no. Diana Ross. Ma suona, canta ancora Diana Ross. Assurdo. Imbarazzante. Burna Boy. Ma Herbie Hancock. Grandissimo. Ma che non voglio essere blasfemo, ma è ancora vivo Herbie Hancock? Ha voglia, in sì, effetti, sì, sì, sì. No, cioè, se mi avessi detto è morto, ti avrei creduto, no, non no, è che no, mi sarei posto un problema. Lord. Lord. Ogni tanto, non per cattivare, ma ogni tanto capita che tipo, sì, la notizia è morto, ti devo... Ma dai, era vivo. Ma solo adesso. Mi spiace. Esatto. Però mi spiace, mi spiace solo perché so, esatto, che adesso mi hai detto che era vivo fino a ieri, adesso... Vabbè, Lord. If, addirittura, is one of the world's most famous music and performing arts festivals, if not the most famous. Cioè, quindi... Il Glastonbury. Il Glastonbury. Alla faccia. Lo fanno a... Pilton. Voglio vedere Pilton adesso. Questo che sarà letteralmente il motore di questo paese, sto festival. Perché non vedo che non c'è nient'altro. Tipo. Questa è l'attrazione di Pilton. No, infatti ho cliccato un'altra città. È talmente scrausa Pilton. Fai che indietro, non è... indietro. Questo è un hotel. Ah, scusate. Comunque, non so quanto interessi alla chat. No, ma come no? Pilton, scusa. Gli Airbnb di Pilton. Super importante, Pilton. No, non è Pilton. No, scusate, ho fatto tutto un casino. Eccoci qua. Eccola. Zoom out. E siamo qui. Ma non è in Scozia, è a sud di Londra. È negli UK. Abbiamo preso un granchio. Scusa, zoom un granchione vicino a Bristol. Visione dal satellite. Giusto per vedere... Giusto per vedere le montagne, sì, che non ha. Bello, okay, ma non ci vivrei. Zoomare. Quindi, zoomare. Vediamo Pilton. Aspetta, volevo vedere un attimo. Bristol. Ci sei vicino a qualcosa di degno di nota. Sì, esatto. Beh, vicino a Glastonbury, gli ha letteralmente rubato il nome. Sono stato qua. A Ilfracombe sono stato. Ilfracombe. Qualche mese fa. È il mago cattivo di Stambulo. Osservare l'acqua che qua è tipo fango e poi man mano che vai verso ancora più fuori diventa, è vero, diventa verde. Vabbè, scusate, ok, digressione non necessaria. Glastonbury comunque. Io vado per il Dominator, anche quello è sicuramente nella lista, dice Salami Origami. Mad Cool Festival, Metallica, The Killers, Muse, Kings of Leon, 21 Pilots, Imagine Dragons, Faith No More, Pixies, Placebo, quindi molto più mamma rock. Mia, i Faith No More e i Placebo in scusa, fondo. Ma sì. Che sfigati. Cioè, c'è un mix di... Ci sono Metallica, Metallica, The Killers, Muse, come Kings of Leon, 21 Pilots, Imagine Dragons, Faith No More, Pixies e Placebo. No, dai. Però in effetti il discorso lucette... A Madrid. Carino. Che apprezzi, giustamente. No, non l'apprezzo in realtà. Scusa, niente. Allora, niente. È osceno. Ma come? Dai, è carino. AMF. È caruccio. Cioè, sembra un Luna Park, però. AMF. Che sarà... Questa è una cosa tamarrissima. AMF, one of dance music's biggest nights of the year. Già the che nel Dutch 2001 capital. C'è stato David Guetta. Armin Van Buuren, Brennan Hart, Timmy Turnpest, Tiesto, Afrojack, Nicky Romero, Topic. Afrojack. Plautus, ma come cringe chi ti riferivi che elaboro? Credo i Muse, anch'io sono rimasto un po' sorpreso. I Muse, ragazzi. Concordavo con Tommaso stavolta. I Muse sono stati una grossa delusione della mia vita. Addirittura, perché? Beh, raccontaci. Dai, sono passati dal in un attimo. Quando? È il solito luogo comune. I primi album spaccavano. Ah, okay. No, più che altro c'è stata... Andiamo bene,
Allora, sono diventati cringe per i nuovi album, secondo me. Hanno preso troppo quella vena anni 80, un po' troppo. Però probabilmente c'è stato anche un cambiamento di prospettiva mio, che perché effettivamente anche gli album vecchi adesso faccio un po' più fatica ad ascoltarli, per quanto siano più interessanti di quelli nuovi. Perché adesso li trovo troppo sempre super epici, super che devono essere super... Over the top. Sì, ma è quello il sound che ci ha reso famosi. Non, la gente vuole, ho smesso quello di piacermi, però comunque... I primi album, quelli più metallonzi, belli tirati, li considero ancora degni di nota. Però sono diventati cringe. Ragazzi, ma hanno fatto un film che non ho neanche voluto vedere, che è tutta una cosa super anni 80 con grafiche strane, che loro stessi hanno definito il nostro The Wall. E lì è proprio basta, gli ho messo la croce del cringe sopra per sempre. Ok, non lo guarderò. Esatto. Reaction? Ah sì, perdonami, vedono. Quindi AMF, ok, AMF. Ad Amsterdam. Afro National Portugal. Afro Nation brings star-studded lineups covering dancehall, bashment, afrobeats, hip-hop, R&B to occupy Praia, Praia da Roja, blissful beach for a weekend of pure heat. Heat? Both in temperature and vibe. Scusa, Plautus, magari un filmone. Sì, magari un filmone, effettivamente non l'ho visto, non posso giudicare. Ho visto comunque delle interviste a loro e dei trailer, stavo per dire dei tutorial. Beccati dei trailer, devastanti. Burna Boy, Whiskey, Megan Thee Stallion, Chris Brown, Davido, Beanie Man, Coffee Thames, Popcorn. Coffee anche, figo. Mai sentito? Cosa fa? Non lo so, elettronica. Mi dice qualcosa di figo. Cioè, l'ho visto, l'ho scritto, ma non so per dirti. Coffee. All Points East. Gorilla, Tame Impala, Kraftwerk anche loro. Chemical Brothers. Nick Cave and the Bad Seeds, Disclosure e The National. Tocca andare a sto qua, porca miseria. È passato. Sì, ok, ma l'anno prossimo. Beh, andiamo a tutti. Sì. All Points East has become staple in East London's Victoria Park. Fatta. Damn. East London Victoria. Sì. Tra l'altro, ok, niente. 2022 ci sta. Rolling Loud, Portugal. Questo ne stavamo parlando. È il secondo in Portogallo, mamma mia. ASAP Rocky, Future J. Cole, Lil Uzi Vert, Remembered, Lil Baby, Trippy Red, Ski Mask e The Slump God. Beh, proprio vai a divertirti, insomma. Sarebbe figo vedere un po' di numeri, però, perché questi sono letteralmente dei mega assunti. È vero. Non ho idea di chi sia sta gente. Vabbè, Plautus, non è un problema, no? Isle of Wight Festival, Muse, Lewis Capaldi, Kasabian, Nile Rodgers and Chic, Pete Tong presents Ibiza Classics, Blossom the Cooks. Questo molto white, questo... Esatto, più che altro vive di rendita anche questo nome, perché l'isola... Di White. Sì, l'isola a sud dell'Inghilterra che vive un po' della sua fama durante gli anni 60, no? Era un po' il posto degli hippie. Sì, c'è scritto, infatti. Is renowned for legendary headliners Fleetwood Mac, The Stone Roses, Bruce Springsteen, quindi sì. Scusa, come si chiama quella canzone? Sai dov'è l'isola di White? Di chi è? Che è per noi l'isola... in realtà quella è una traduzione dei Dick Dick. Non sto scherzando. Vero. Però senza la C è un animale che ci informa Plautus. Però credo che sia una traduzione di una canzone inglese. Credo può essere il Primavera Sound, ma magari mi sbaglio. Plautus, magari ne sai più di me. È proprio dei Dick Dick quella canzone. Primavera Sound, che è quello che nominavamo a Barcellona, che è cresciuto tantissimo. Infatti guarda la lineup del 22: Massive Attack, Tame Impala, Strokes, Tyler the Creator, Gorillaz, Lorde, Dua Lipa, Nick Cave, Megan Thee Stallion. Praticamente gente a caso che abbiamo visto nei precedenti festival sono qua. Tra l'altro non vorrei di... No, George Smith, scusa. Ah, ok. No, anch'io ho visto tutto un attimo il Gojira, ho detto vabbè. Wow. No, comunque, per il suo 20° anniversario, per questa, diciamo, data, questo compleanno importante, estende a 2 weekend per la prima volta, quindi ha una settimana intera di festival. Anche di più, perché se sono 2 weekend,
Cioè, vuol dire che se fai da sabato a sabato... Ah no, perché se fai tipo da venerdì a domenica dopo... Tipo da venerdì a domenica. Da 10 giorni, tipo. Ah. Beh sì, perché dal 2 al 12, cioè... Ah, sì. Madonna, ci credo che c'è 10 una, giorni. Una... Madonna, chissà quanto costa andarci. Scusa, ma i Massive Attack sono così fighi? Ah, sì. Allora, premetto che non so quando sia uscita la loro ultima roba. Ah no, però hanno fatto degli album pazzeschi. Il Massive Attack, a me piacciono un botto. Io ne ho saputo di un pezzo. Anche me. Sì. Ma sì, Teardrop, sai che dai, non lo sai che è loro. Sì, dai, mettiamo Teardrop. Dai, ti ricordi il videoclip? Ma anche appena inizia, fai quell'effetto sarabanda. Dici, esatto. Ah, appena senti le prime note. Ah, ok. Visto. Pezzone. Tom. Sì, esatto. C'è un animale che si chiama Dick Dick. Sì, e io, what the fuck? Sentiamo, sentiamo. Bellissimi questi accordi. Sì, esatto. Posso farvi sentire una cover dopo di questo pezzo? Volevo sottolineare, stavo cercando. Sì, per ricordarmi bene. Sì, è un feto, è un feto. State forse cercando di portare la discussione su aborto, non aborto? Sicuramente. canzone del 98. 98? 98. Siamo vecchi, ragazzi. Cioè, no, ma senti che razza di sound. E poi Deep, ma anche il video che cioè c'è il 98 è tutta cioè. CGI. C'è il c'è il feto che canta. Tra l'altro sì, questa cosa sospesa nel liquido. La sigla di Dr. House non lo so sinceramente, non l'ho mai visto. È la sigla di Dr. House, non, so, non saprei dirti sinceramente. Mi sa che è molto simile, ma non è. Tra l'altro lei ha un filtro leggerissimo sulla voce che fa un po' tipo da radiolina. Sì, cioè vero, tipo vero. Con gli alti e sì, basta. Sì, sì, che è vero, è proprio un'equalizzazione che le hanno tolto i bassi. È vero, rende molto soft. Super bella sta canzone. Sì. Comunque, se scrivi Teardrop Aurora. Beh, tra l'altro non so se vi faccio conoscere anche. Vai il primo, il primo. Ah. Ma ce l'hai già fatta vedere? Forse. Mi sa di sì. La ricordo. Sono. È che non mi ricordo se l'ho fatta. Ma lei è quella dei. Lei è di Aurora. Cioè, Aurora. Non è quella dei Diamanti. No, infatti. Ho visto la, taglio, sì, ho visto la thumbnail con la frangetta no, bionda. No, figo, no, figo. Cioè, Aurora è una sottospecie di creatura eterea vichinga nordica. Un elfo. Mentre Yolandi è una specie di imp del Sudafrica. Vero. È che non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere in privato oppure in live. No, però no, forse no. I love Banksy. Vabbè, vanno avanti. Banksy? Si fanno due chiacchiere. Che piace Banksy? Perché? Perché gli, in teoria si conoscono, hanno tipo provato... Chiedevo perché considera Banksy cringe. Ah. Chitarra che fa da basso. Sì, ma infatti c'è. Che voce, madonna. Questo mix però lo suoni bene. Cioè il mix fa tutto qua. Beh, sì. Tutto no, ma fa un po'. Della voce anche è tutto super in generale ecco riverberato sì.
Madonna. Sì. Comunque si parlava di pezzi invecchiati bene, porca miseria, cioè, puoi dirlo. Beh, Aurora ha i suoi 14 milioni di visualizzazioni con una cover, se le ha portate a casa giustamente. Guarda, io ho ascoltato altra roba. Io l'ho scoperta con questa cover, lei. Mm-hmm. E poi sono andato ad ascoltarmi altra roba. E cioè, anche la musica sua è bella. Quindi, ovviamente ha questo sound, quindi insomma, decidete voi se andarvela a sentire oppure no. Però cioè, spacca, è brava. Poco da fare. Di dov'è? Sai? Sicuramente è stata Nord Europa. Sì, però okay, non mi ricordo dove, quindi piuttosto che dirti una cavolata. Northside Europa. Northside. Dopo il Primavera Sound, Cinch. Presents. Ah, okay. Trumsut Festival. Ma c'è una parola pronunciabile in tutto questo. Comunque gli Strokes li abbiamo beccati almeno in tre festival. Mi è tornato Paolo Nutini. Paolo Nutini. Attenzione. Lui Scapaldi. Le Fogale. Lui Scapaldi. Sapete chi è Lui Scapaldi? No. No. In verità è una specie di Ed Sheeran simpatico, tipo, no? Oh. Quindi un altro ragazzo giovane del UK. Mm-hmm. Vediamo una foto a sto punto. Sì, che canta bene e basta, sostanzialmente. Tanto basta, insomma. Oddio, non è che sei proprio figo. Perché Ed Sheeran è un figo? Sembra un personaggio di Star Wars. È perché senza sopracciglia è da quell'effetto un po' da... Ed Sheeran è antipatico. Da Super Saiyan livello 3, non so. No, non volevo intendere che fosse antipatico, però tipo le due o tre robe che ho visto di Capaldi è particolarmente simpatico, nel senso, quando penso a Ed Sheeran non mi viene in mente che mi fa ridere, no? Beh, fa ridere. Un po' sì, chi, dai. Sheeran? Sì, ma non perché è simpatico. Che foto è sta qua? Scusa, dai. È una foto di Forbes, quindi non un giornalino. Immagina a pensare che quella persona prenda 300 volte il tuo stipendio. Vabbè. Solo? Sì, esatto. Magari avessi uno stipendio magari 300 volte meno di un trecentesimo di Ercina, sarei ricco sfondato. Bilbao BBK Live. BBK? BBK The anche, Killers. Anche Killers. No, scusa, ma perché gli altri ospiti del festival hanno lavorato quest'estate i Killers. Cinch Present Festival, c'era anche Luis Capaldi, Paolo Nutini, Falls, Wolf Alice. Non erano male Wolf. No, infatti, anch'io non mi ricordo cosa fanno, ma mi pareva tipo Stoner o qualcosa del genere, o sbaglio. Beh, non sto prendendo un abbaglio. Aspetta un attimo, ma tu non ci hai fatto vedere un video di Wolf Alice? No, forse... Chi, io? Tu? Io? Ah no, aspetta! Sono io. Stati i cosi, gli shoegaze. Vediamo. Ah. Sì. Ah, sto qua. Sono stati gli shoegaze a farci vedere questi. Backslab. Era figo sto video, anche la pezza era carina. Quel tipico pub in... È vero, me lo ricordo. Perché non facciamo... Nessuno ha fatto un video in un baretto italiano. Cazzarola. Bisogna farlo. Queste luci, in un bacaro di Venezia. Oh, comunque... Vabbè, lo dico dopo che non c'entra niente. Alza. Che British sta barista. Ho letto l'aneddoto di Plautus, che poi condividiamo. Sound figo.
controllo una cosa. Figo. Sentiamo Plautus cosa ci dice. Io ascolto pochissima roba contemporanea. Ho scoperto l'esistenza di Ed Sheeran dopo aver guardato Yesterday, un film basato sulle canzoni dei Beatles. Uscito dalla sala pensavo che Ed Sheeran fosse un personaggio inventato apposta per quel film. Ma c'è Ed Sheeran in quel film? Non ci credo. Comunque ho detto una cazzata. Infatti mi puzzava appena l'ho detto e sono andato a vedere. Shoegaze è il genere. Non ma infatti stavo per dirtelo. Sì, sì, no, sì, ma sì, ce l'ha fatto comunque vedere anche loro. Brano. Sì, ma io li ho chiamati gli shoegaze, ma sì, shoegaze è il genere infatti, che fanno. Infatti. Ho avuto un lapsus. Ma perché hanno gaze nel nome, no? Glazy Haze. Ok. Glazy Haze fanno shoegaze. Scusatemi, ragazzi. Ho avuto un lapsus. Sembra proprio una barra da trapper. Glazy Haze. Glazy Haze. Comunque abbiamo anche il Bilbao BBK Live. Che Bilbao. Sì, diciamo che i Killers hanno lavorato. Ce ne sono varie nella penisola iberica. Ne abbiamo beccati un po' in Portogallo, vari in Spagna, da nord a sud. Interessante sta cosa. E tra l'altro i Killers anche non mi aspettavo che nel 2022 avessero sto tiro. Li abbiamo beccati 3-4 volte nei festival. O che hanno approfittato di fare un'ultima tornata. A quanto pare tirano ancora. No, aspetta, occhio. Scusa. Pet Shop Boys, anche questi, seconda volta che li vedo. J Balvin, Placebo, anche loro non diresti che ancora Stromae, grande. Mia, grandissima. Mia, Moderato. Anche Moderato è la seconda volta che lo vediamo. I Killers io proprio non li reggo. Guarda, Plautus, sei based. Exit Festival. Questo è in... Arrivi e te ne vai. Calvin Harris. Serbia. Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, poga di brutto in sto Boris festival. Breika, Iggy Azalea, James Arthur, Honey Dijon o Dijon, Maceo Plex e Afrojack. Ma scusate, conosco Calvin Harris. Non è la prima volta che vedo Nick Cave and the Bad Seeds in mezzo a gente che fa EDM. Ma è vero. Ma chissà come li scelgono. Cioè, più che altro è assurdo che dura tre giorni sto festival, non è che cioè, è assurdo che così tanti siano mescolati. No, che così tanti siano in più festival, cioè effettivamente hanno già, già che ci sono fanno il giro in Europa. Sì, tra l'altro tutti i nomi di un po' di tempo fa, cioè Nick Cave. Beh, oddio, in verità è abbastanza attivo, Nick Cave in verità. Un po' tanti anni fa. Ok. Nick Cave fa ancora attivo, roba. Però non è che ha spopolato adesso, ha spopolato negli anni 80. Comunque sapete 80. Che Nick Cave aveva provato a farsi regalare un pianoforte da, indovinate chi? Elton John. No. David Bowie. No, un'azienda qua della zona. Ah. Boh, non mi ricordo. È la... Madonna, c'ho un lapsus. Dai, la... dalle le play. No, dalla... dai, cavolo. Madonna, c'ho un lapsus... Perché anch'io so no, di, un che, lapsus, di cosa stai... un vuoto. So, anch'io so di quello. Il mio è stato Fazioli, un lapsus. Fazioli. Bravo, Madonna. E ovviamente Fazioli dice... Ma a cagare, cioè. Beh, oddio. Sì, ma dai, manovra, cioè, per carità, non ha bisogno di regalare no, un... Ma... nel senso, io fossi Fazioli, giustamente lo regalerei a qualcuno che fa musica classica, non a Nick Cave. Vabbè, però lo usa. Cioè... Anche a gente che fa musica jazz moderno, quello che vuoi, ma Nick Cave. Sono cioè, pianoforti troppo. Nick Cave. Vabbè, dipende dal mercato cioè, su cui. Io non do un prodotto di quel genere punti. A Nick Cave. Vabbè, ma anche se me lui lo compra, usa, sì. Voglio no, dire. Se me lo compra, fa quello che vuole. Ma è che, cioè, nel io senso... voleva essere dai regalo perché sono Nick Cave. Vecchio, è che tranquillo. Secondo me, tra l'altro, è una cosa che non funziona tantissimo perché, nel senso, provate a immaginarvi, no? Nick Cave, o anche un qualsiasi musicista in realtà, che suona, pianista, che suona un pianoforte sul palco. Tu non è che dici, cavolo, ma quello è un Fazioli. Cioè, non è che ti faccia tutta sta pubblicità, a meno che non lo dica espressamente lui, no? Bah, oddio, secondo me se sei un pianista lo noti. Ok, ed però... è quello l'importante anche che per mi la Fazioli. Mi autodebanco. Ti autodebanchi? La storia di Nick Cave e dei pianoforti Fazioli. Dura tre giorni. È iniziata simpatica, sta cominciando a diventare faticosa. Martedì, che Nick Scusa, Cave, ma di quando è che parla di 2020. Martedì? 2020. Ha pubblicato un post sul proprio sito dove risponde alle domande di fan chiedendo loro cortesemente di non insistere con l'azienda produttrice di pianoforti a coda e da concerto Fazioli che ha sede in Friuli perché gli regali un pianoforte. Ah, non è lui che l'ha chiesto. Sono i fan che dicevano, oh ma dagli un pianoforte, dagli un I pianoforte. I fan friulani, no... E lui ha chiesto, per piacere, smettetela di rompere basta, il cazzo. Basta, non lo voglio quel pianoforte. La storia è iniziata lunedì, quando Cave aveva raccontato sullo stesso sito di essersi innamorato di un pianoforte Fazioli la settimana precedente, dopo averne suonato uno all'Alexandra Palace di Londra in occasione di un concerto online, diffuso a pagamento e senza repliche.
Una troupe aveva girato e montato il video del concerto che lo mostra esibirsi da solo nell'immenso teatro, suonando pianoforte a coda e cantando con la sua inconfondibile voce profonda. Il video è stato poi trasmesso giovedì scorso in streaming in un'unica occasione, senza possibilità di fermarlo, di tornare indietro o di rivederlo per simulare l'esperienza di un concerto. Cave aveva parlato della bellissima esperienza con il pianoforte Fazioli in risposta alla domanda di un fan che, notando la bellezza dello strumento, aveva chiesto se fosse uno suo o del teatro. Se fosse suo o del teatro. Lui aveva risposto che non era suo, ma di esserne rimasto talmente impressionato da aver chiesto al suo agente se poteva ottenerne uno gratis da parte dell'azienda produttrice come parte di un accordo commerciale. Ok, ma allora è così. La conversazione dell'agente con l'azienda in Italia era stata trascritta con libertà e umorismo da Cave nella risposta di lunedì. Ah, madonna. Nel dialogo trascritto, Cave aveva sottolineato divertito la reazione della responsabile dell'azienda che gli aveva risposto alla telefonata, concludendo poi la risposta con un elogio dello strumento e il desiderio che un giorno l'azienda cambi idea. Ok, quindi sì, ha espresso questa cosa, però è stata no, ha detto ah, beh, bella, ci sta, sì, comunque okay. Complimenti, buona giornata, okay. Fine. Ovviamente poi la gente porta tutto all'estremo. Wolfgang, perché dovrebbero regalarglielo? Ma come manovra commerciale, pubblicitaria, ci può stare. In questo caso non ha bisogno, quindi... No, infatti. Ma io faccio il manager, tu fai la donna. Rappresento il grande artista Nick Cave e ci piacerebbe avere un Fazioli gratis. Sicuramente ha detto così, tra l'altro, testuali parole. L'attore? L'attore? Scritto così nel testo e scherzando sulla confusione con l'attore americano Nicolas Cage. Cosa? L'attore? No, Cave! Cave! Nick chi? Nick Cave! Ma pensa essere Nick Cave e sentirsi dire Nick chi? Sì, esatto. Cioè, non è che ho chiamato io. Sono Nick in soffitta, Nick Cave. Esatto. Forse è il più grande cantautore di oggi. È adorato da... Ma chi parla così? Il poi? Manager. È adorato da milioni di fan. Giustamente il manager. Gli italiani lo amano. Ma giustamente... Ma chi è lei? Cosa vuole? Un piano gratis. Ma no, riattacca. Ma chi ha scritto sto dialogo? Gli no, sceneggiatori dai, di Boris. Super. Ho dato un aumento alla donna, vi prego. Proprio... riattacca. Pum. È proprio la trascrizione letterale della telefonata. Beh, vabbè. È il post, io mi fido. È andata, beh, così, è andata così davvero. Un paio di giorni dopo sono... No, vabbè, andiamo, vogliamo finirlo. Vabbè, no, voglio capire com'è di... Ah, sono pure su Zoom, che sembra un po' evasivo. Un paio di giorni dopo sono di nuovo su una chiamata Zoom con il mio manager che sembra un po' evasivo. E gli dico, com'è andata con Fazioli? Mi hai trovato un Fazioli gratis? E il mio manager dice, beh, a quanto pare hanno una politica piuttosto rigida sul regolare pianoforti da $200,000 Scusa, regalare a gente che non hanno mai sentito nominare. Infatti, cioè, sei un cazzo. Io dico, sei il mio cazzo di manager o no? Adoro quel Fazioli. E vabbè, compratelo. Sì, stronzo, infatti, cioè, sei Nick Cave. Allora, il giorno dopo il mio manager richiama Fazioli. La stessa donna risponde al telefono e il mio manager dice, sono di nuovo il manager di Nick Cave. Posso parlare col signor Fazioli? No. La donna dice, no, proprio secca. Senta, c'è in ballo il mio cazzo di lavoro qui e lei riattacca. No, cioè, basatissima sta donna. Madonna, cioè, datele un aumento alla segretaria della Fazioli. Poteva dirgli, ma l'attore, sì. Esatto. Sì, l'attore. Sì. Regala un Fazioli a Nicolas Cage. No, il giorno dopo chiama. Salve, sono il manager. Il Fazioli è caldo. Caldo? Ok. Ah, delicato. Delicato e incredibilmente leggero, ma ha un cuore forte e profondo. È pieno di lacrime di angelo e del sangue dei santi, in italiano nell'originale. E racchiude l'universo. È il pianoforte dei sogni. Eppure aspetto il giorno in cui un enorme furgone dei traslochi accosterà davanti a casa mia col mio manager sporto dal finestrino del passeggero con una maglietta, con un pianoforte e un gran sorriso, gridando Fazioli! Ma ripeto... No, Nick Cave, sei morto di fame. Ma ripeto, ma veramente, sei compratelo. Ma poi, scusa, esatto, sei Nick Cave. Se questo è realmente il tuo parere sullo strumento, te lo compri. Ma infatti, cioè, sei letteralmente innamorato che lo elogia descrivendo. Dovete regalarmelo. Ma che lo descrive in questa maniera? Cioè, lo infatti, compri. Cioè, lo compri. Che, soprattutto, cioè, non solo per avercelo, ma anche per sostenere un'azienda che fa oggetti, esatto, apparentemente divini. Quanto deve essere abituato a gente che gli regala strumenti? Lui vuole essere adulato, capito? Dice, io perché trovo forse una roba del genere non me la danno vuole, gratis, cioè, certo Dio. Che può permetterselo, però poterselo fare regalare è proprio...
È un segno di distinzione. Esatto. Sì, ma è bello il regalo se te lo fanno senza che tu lo chieda, esatto. Se no che regalo è? Se no, oh, lo sai che me l'hanno regalato? Questo sì, Fazioli, fatto, ecco, li hai stalkerati, cioè, gli hai piallato le palle. Cioè. Ripeto l'ultimo dialogo. Posso parlare con il signor Fazioli? No. Senta, qui c'è in ballo il mio lavoro. Non lo click. Cioè, in bocca al lupo. Esatto. Qui c'è in ballo il mio, gli avrà risposto la segretaria. Good luck, my friend. Dove devi andare? Devo andare a ritirare la posta, scusa. Vabbè. Devi andare a firmare, hai ricevuto una multa. No, la busta no. Verde. L'abbiamo perduto. Cringe. La busta tra l'altro, verde. Che brutto quando ti suonano. Cioè, c'è da firmare. Esatto. Vai giù, vedi la busta verde e ti guardano. È del comune di Bologna. Ma come? Ma non si sono neanche mai stati. Poi dici... Ah, cazzo, 3 mesi fa sono passato in una ZTL perché me l'ha detto Google Maps. Storia vera. Ogni riferimento a fatti e persone reali non è puramente casuale. State attenti quando andate nelle Io in amici. Via Brombase non ci sono, sono mai stato. E questo sarà un motivo per non andarci mai. Che video epico. Ho pigiato un tasto che non dovevo pigiare, ma non è cambiato niente. Cos'hai premuto? Non so, ho premuto c'è scritto? Octave Up, ha lampeggiato e poi si è fermato. Hai premuto Octave Up? Ho premuto Octave Up. Via. Scappa. Dai, Exit Festival. Exit Festival, visto. Hideout in Croazia, quindi Novalia. Qua dietro. NDC Camel Fat. Ok, adesso senza offesa per nessuno, però i nomi cominciano un po' a scendere. Scusa, tra parentesi, Novalia proprio qua dietro secondo me non è. Guarda, fondo. È vicino a Pug, dov'è? Pug a Carlino. Vicino a Zara. Zara? È super a sud. Sì, non è vicinissimo. Ci però un po'. Con un aliscafo da tipo... non vedo più. Vabbè. Beh, comunque è un bel posto. Se lo fanno dal 3 al 7 luglio ti fai anche il bagno. Beh, per forza. Con un aliscafo dici da... Da San Marino. Da San Marino. Che per... quei 10 abitanti. Mi sa che ti conviene fare così. E andare giù. Ah beh, da dove siamo noi sì, per sì. Forza. Se abiti a San Marino probabilmente già ti fai una nuotata. Comunque NDC Camel Fat, ma chi è? Sherelle, Gordon City, Hybrid Minds, Jamie Jones, Patrick. Ah scusate, Popping. Non vi sto mostrando, bruh. Scusate. Sì, stavo dicendo senza offesa per nessuno, ma mi sembra che il livello degli ospiti sia un po' scendendo. Se non altro non il livello, ma la celebrità, ecco. Non avevo mostrato prima. Cosa sta succedendo? Che è sto bordello? Vabbè, non si sa cos'è andato a fare Marco. Sì, dicevo che è qua. Bon bon. Ok, poi Outlook Origins Ma io Festival. Comunque la maggior parte non li ho neanche mai sentiti nominare. Ma è in Croazia anche questo? Tisno? Dov'è Tisno? Tisno? Sarà vicino a Brno? Come che non minimo, è in Croazia, però. Però vabbè, lo stesso. È il luogo, la terra senza vocali. Tra l'altro, c'è la mappa... No, immagino che non ci sia. Però quanto fa ridere la geografia, cioè la delimitazione politica della Croazia? Ah, sì, per il mare... Sì, che per il mare concesso alla Bosnia. Sì, che ha letteralmente detto a tipo 3 stati, no. Esatto. Ma possiamo andare al mare? No. La più sfigata di tutti è la Bosnia ed Erzegovina. Ah, c'è il buco. Sì, assurdo. Sì, sì, guarda. Questa è la Croazia. Sì, sì. E qui, questa è tutta la Bosnia. E hanno... per andare al mare possono andare a Neum. Che è una città, quindi non avrà neanche la spiaggia. Ma perché? Cioè, ma tra l'altro a sto punto chiudi tutto, nel senso... Ma se esatto, a sto punto togli la costa e basta. Can I go to the beach, mommy? No. È la signora di prima che ha risposto al telefono. La Festival di Outlook, la mia casella di posta, sì. Ma io comincio, a pensare che non ci siano quelli che ho nominato. Pensavo fossero mega popolari. No, ma Burning aspetta. Man è enorme e non c'è ancora. Quindi... aspetta, abbiamo scelto una classifica europea. Stiamo guardando quelli europei. Portogallo. Vabbè, morale della favola, non ne troveremo mai uno, neanche mezzo, in Italia. In effetti, proviamo a vedere mondiali. World Best Festival Music Festival, se no In the world. In the universe. Beh, comunque ci sono, c'è Glastonbury e Tomorrowland, ci sono Electric Daisy Carnival.
Classic rave. Beh, minchia, un rave a Las Vegas, cazzo, lo farei. New Orleans Jazz and Heritage Festival. Ok, questo... di classe. Essence. New Orleans. African American Women. Ah no, a magazine. Ok. Grown into the... Ah, assurdo. Per il 25esimo anniversario di Essence, un magazine per donne afroamericane, l'evento è cresciuto nel festival musicale di cultura afroamericana più grande degli Stati Uniti. Pazzesco. Cioè, è partito da una rivista ed si è trasformato in un festival. New Orleans. È la Madonna, featuring luminaries such as Prince e Lionel Richie. Ma dove lo stai leggendo? Essence. Ah, quello sotto, ok. Quello sì, di sì, Essence, sì. Vero, sì, questo stavamo leggendo. Scusa. Nel 2017 l'evento will headline Diana Ross, Solange e Mary J. Blige. Porco cane. Però, tra l'altro, questi sono entrambi. Prince non più temo. No, confuso. Ok, Plautus. Il Dominator è nei Paesi Bassi, quindi boh, dice Salami Origami. A parte, abbiamo finito la pagina di prima. Abbiamo chiusa. Ma sì, l'anno scorso era quasi finita. Ziget, questo era quello che nominavo prima in Ungheria, Budapest. Lo fanno su un'isola che è in mezzo al Danubio. Che figo! Sì. Infatti Ziget vuol dire isola. Che storia, che stile. Ziget. Ed è molto grosso, cioè dalle nostre parti, intendo a livello mondiale, dalle nostre parti, è credo uno dei più grossi. Beh, europeo. Settimo posto, cavolo. Coachella, ok, California, abbiamo... Mm-hmm. Probably the most famous music festival in the world. Coachella is also one of the most profitable, grossing 94 million nel 2016. Beh, mica pochi. No, nel 2016. 90 milioni. 95 milioni. Cioè, il fatturato di una media impresa. In due giorni. Tra l'altro, attendance. Questi sono numeri interessanti. Nel 2017, quando hanno fatto 94 milioni, sono andati 560.000 quasi 600.000 persone. 594.000 partecipanti. Che miseria. Ah, cavolo. Cioè... più di mezzo miliardo. Sì. Sì. Poi abbiamo Rock in Rio. Rock in Rio. In Brasile, ovviamente. Più famoso per gli album live che non per il posto. 700.000. Holy moly, nel 2015. Ma soprattutto mi incuriosisce questo quarto posto. Woodstock Poland. Named after the famous 1969 festival in New York, the Polish Woodstock is a fitting tribute to rock, pop, metal and folk. Sembra la voce narrante, esatto, di un documentario vecchissimo. Sono la notizia radio with degli anni 50. Headliners such as The Prodigy. Playing more than 1 million people, the festival has a history of huge crowds and a special vibe. Entry is free and the festival's motto is love, friendship and music in honor of the original conscious shifting festival. Entry is free. Perfetto. Boys. Vorrei vederci delle immagini in pellicola. Però deve esserci un grammofono sotto che fa tipo... esatto. 750.000. No, beh, pazzesco gratis. Comunque che facciano questo festival in Polonia. Sì, e tanto di cappello che sia gratis, cioè nel infatti, senso, wow. Line-up Summerfest is the people's party. A Milwaukee. Milwaukee, 800.000 persone. No, vabbè. Cioè, ma ripeto, tornando al discorso, all'inizio del discorso, dove cazzo le mettiamo noi 800.000 persone? 800.000 persone, cioè quasi Roma. Quasi un milione. È cioè, quasi Roma. Tutta in un festival. Esatto. Ma che cazzo? Ma lo spazio per le tende... Abbiamo messo 20 bagni chimici. No, ma... C'è un camion pieno di acqua, voglio dire, dovrebbe bastare, no? No, ma effettivamente pensa a gestire 800.000 persone per magari 3 giorni, quanto dura? È un esercito. 11 giorni! Dai, cosa? Ma scusate, cioè, devi sfamare Roma per 11 giorni. No, ma aspetta, sì, secondo me c'è un cavillo, nel senso che... devi dividere il numero di partecipanti per i giorni di durata. È vero, secondo è vero. Me no. Sono i partecipanti, secondo me no. Effettivamente sono i partecipanti totali. Non è detto che tutti si fermino per 11 giorni. Magari uno va a vedere un concerto una sera. Ah, ok, sì, però sono comunque 80.000 persone al giorno.
Sì, 800.000 diviso 11. 800.000 utenti. 800.000 biglietti. Festival. Esatto. Ok. Che poi possono essere per 11 giorni o... Però... Comunque sono uno sfacello di persone. Fermo un attimo. Scusa. Sempre sul Summerfest. Uh-huh. 11 giorni hosts more than 800 acts. Quindi sono 800 concerti. Cioè 800 band. O DJ o quello che è. Vacca. 80 al giorno. Cioè, ma pensa a organizzare 800 eventi. Cioè, già anche solo chiamare. Già organizzare un evento tipo l'aperitivo col DJ set, comunque ti devi sbattere. Organizzare 800 in 11 giorni. Nel 2017 il festival celebrerà il suo 50° compleanno con i Red Hot Chili Peppers, Pink e Bob Dylan. Minchia, un mix devastante proprio. No, Bob Dylan, no. Bobby. Bob Dylan, di cui abbiamo parlato male in precedenti live. Soprattutto a livello live. Sì. Dai, Mawazin. Mawazin. Africans. Ah, no, in Marocco. Party. È il primo che becchiamo che non sia né in Europa né in America. Ok. Pare che è tipo quattro volte quello precedente di volume di persone. What? 2,65 Cosa? Milioni. Cosa? Cioè... No, aspetta. We danno l'attendance around... sì. Avete letto bene. They pull huge acts such as Christina Aguilera, Justin Timberlake, Rod Stewart, as well as large number of African luminaries such as Amandu e Mariam and Tina Ariwen. A celebration of Moroccan culture and arts. It was started by the personal secretary to King Mohammed IV and lives on as an incredible tribute to African music. Cavolo, sembra una figata. Sì. 2,65 milioni, sto ancora cercando di figurare quanti... Eh beh, quello dopo, il numero uno, sarà più grande ancora. Donauinselfest a Vienna. Vienna? Cioè, di tutti i posti, mai avrei detto che Vienna infatti riuscisse a contenere... Attendance. 3 milioni nel 2016. Sì, 3 però, milioni. Però dura un mese. Non so. Vienna, vediamo. Vienna has long been home to musical geniuses with luminaries such as Mozart. Vabbè. Vabbè, vai. Vabbè, grazie. Vai. Allora cominciamo a fare i nomi anche noi, no? Infatti. Being previous residents, so it's no surprise, it's now home to the biggest festival in the world, held on an island in the middle of the... Ma questo? Ah, ancora? In the Danube River. The Danube è lungo, eh? Attracted a whopping 3.1 million people in 2016. It's an open air, it's free. And it's on every year at the start of the summer with more than 200 acts on 11 stages. There's a huge variety of music. And in 2017, one of the headliners will be a tribute concert to music legend Falco. Chi è Falco? Chi? Esatto, bro. Who? Music legend. Who asked? No, I asked. Lord, what the fuck is this? Sto facendo uno screenshot, scusate. Falco, beh, giustamente. Stronzi noi. Ah, sì, è vero. Falco è vero. Music. È lui. No, era giusto. Ma che sto coglione? Pronto. Rock me Amadeus, che figura di merda, raga. Amadeus. No. Scusa, è primo. Falco, nome d'arte di John Hans Holzel di Vienna. Ah beh, giustamente, se non lo fanno lì... È morto tributo. Nel 98, è stato un cantante musicista austriaco. Le sue canzoni più note, che hanno anche raggiunto i vertici delle classifiche di vari paesi, sono Rock Me Amadeus, Der Kommissar e Gianni. Scusa, io non avete mai allora ascoltato Der Kommissar? No, dice io non Plautus. Ho mai ascoltato neanche Plautus neanche questa. Dice anche tutto molto bello, ma ora voglio svedere quelli italiani. E Plautus, è proprio questo il punto, che non ci sono sulla lista, non ci saranno adesso mai. Cioè. Li cerchiamo. Vabbè, ma questa la conoscete, no? No. Come no? No? Ma no. Sì. Sì, ho capito. Ma è vero. Bellissima. Lasciamo un attimo. È che non sapevo che... Cioè, non mi ricordavo che lui si chiamasse Falco. Non pensavo esistesse nella realtà. Pensavo di essermela sognata, questa canzone. Durante il febbrone del Covid. Esatto. Sound perfetto. Beh, ci credo che ci sono 3 milioni di utenti. C'è lui. Ma è un tributo. Basta il tributo. Però è di Vienna. Comunque, il suono del tedesco austriaco in questo genere musicale è perfetto. Sì, è vero. Si presta un sacco all'elettronico. È vero. Sono d'accordo.
Ma perché no, non canti in inglese che diventi più commerciale? No. Giga Chad. Ma non avete... Orpo, Der Kommissar è ancora più elettronica. E allora dai. Ma scusa, Der Kommissar... Ma sarà un'altra canzone che la senti e dici... Ah, e poi... Possibile. Ti senti stronzo. Assurda sta ripresa, l'hanno fatta con le macchine dietro, pericolosissimo. È vero? Assurdo, cioè è come Tom Cruise che fa gli stunt lui. Ehi, Lumen, buonasera. Grande Lumen. Lumen. E invece comunque non mi ha fatto l'effetto. Mai sentito? No. Falco. Che stile però, Falco. Ah, ci picchia. Yes, fucking go. Quelli italiani? Diamo una scorsa a vai. Festival italiani. Italianai. Cosa scusate? Italiani. Italini? Italiani musicali. La nostra guida definitiva ai festival italiani 2022. Vediamo. Che sito fatto col culo. Sì, infatti. Cioè. Aspetta che ne scelgo magari un altro. Torino Giovani, no, che poi anche sta cosa, Dio santo, quanto è cringe. Torino, cioè, Giovani. Che, cioè, i concerti, sono cose per i giovani, no? Cioè, ma perché? Non possono essere per tutti, cioè dovrebbe essere una roba... Vero. Perché poi, tra l'altro, secondo me, con questa etichettatura del da giovani, la declassifichi come, no? Perché non è più vista come una roba primaria, super seria. È una cosa un po'... È una fase adolescenziale. Sì, esatto. Cioè, è una cosa un po' comunque meno importante di un altro evento. Hai ragione, è vero. Perché non farla e basta? Esatto. Poi, se ci vanno per lo più giovani, vabbè. Vabbè, ma però comunque dovrebbe essere una cosa... Lascia che sia lo scorrere naturale. Sì, naturale delle... cioè, nel senso, quando fai una mostra d'arte, non è che è per i giovani la mostra d'arte. Mm-hmm. È una mostra d'arte, punto. Non vedo perché un festival musicale dovrebbe essere... Allora, già sto facendo più fatica a trovare un sito decente. Fagli vedere per piacere che fatica stai facendo, perché è veramente assurda questa roba. Cioè, sembra di vedere mio nonno. Festival italiani musicali. Quindi la ricerca è buona. La partenza è giusta. Il primo è soundwall.it, che già... Che ha tipo queste sottolineature dei link cliccabili che se ci passi sopra diventa nero. Ma si censura. Complimenti a chi l'ha pensato. E quindi ci è stato già sul cazzo, siamo sì, usciti. Sì, già... No. È già brutto. Infatti la mostra d'arte è per i vecchi, vedi. Qua c'è quello di Torino, però... Torino Giovani, che già dici, sarà veramente di tutto o è solo di Torino? Per i giovani anche questo. Però esatto. Vedi Plautus, che se non è specificato che è per i vecchi, vuol dire che chi ha fatto la nomenclatura è un vecchio, capito? Perché quello è il suo standard, no? Capisci? Se avessi fatto un giovane avrei scritto per i vecchi. Secondo sito... Non è che fanpage sia una nota... Però paradossalmente è il meno peggio per adesso. Paradossalmente è una... Era quello che cercavamo, quantomeno. Rock in Roma. Rock in Roma dal 10 giugno al 30 luglio. Nella splendida dura 20 cornice giorni. Dell'ippodromo delle Capannelle. Ma scusa, ma dura 20 giorni? Dura... No. Dal 10 giugno al 30 luglio? Dura un mese e mezzo? Sì, quindi non sarà tutti i giorni. Non è un festival, è come dicevi tu, una rassegna. Cioè, faranno... In quel periodo fanno vari concerti, in determinati giorni, sicuramente. Case in point, non è un festival. Poi clicchiamo. Sicuramente questo è il Festival Rock in Roma. Vediamo. Mambo Losco. Spacca come nome. Cioè, programma e basta. Line up. C'è la line up, però. 10 giugno, 11 giugno, 16 giugno, 17, 18, 20, 21. Comunque sì, sono... magari quasi ogni giorno, però sono... C'è quel concerto, no? Sì, cioè, quella sì. Sera ci sono i Massive Attack. Sì, esatto. C'è un evento al giorno. Esatto. Suicidal Tendencies, LOL. Sono, sì, una rassegna di concerti, però sì. Non è il festival. Non è un festival, appunto.
Dimmi. GE. Gue. Mamma mia. Sangue sotto. Che... Sì. Sembra un gruppo metal. Sì, infatti sembrava una roba molto diversa. Comunque, cioè, non è che non sia valido. Bello che ci sia una rassegna di concerti, ma... però sto parlando di festival, effettivamente no. Esatto, cioè, il discorso non era la qualità, era proprio il poterli fare, il riuscire a farli. E se Deep Purple che ancora vanno in tour, poveretti. I Deep Purple. Poveretti. Madonna. Firenze Rocks. Stanchi. Dal 16 al 19 giugno. Potrebbe essere un festival, potrebbe essere effettivamente un festival, però la gente non ci dorme. Rocks. Sì, però non ci dorme lì la gente, o sì? Beh, forse sì, è organizzato anche per ospitare. A giudicare da queste foto sembra che dorma. Ma non ce l'ha un sito? Sono in spiaggia? Sì. 13, 14, 15 giugno rifiuta tutto. Allora, questo Weezer, è già più un festival. Lol. Green Day più Weezer, Muse, questo è successo a giugno di quest'anno, Muse Placebo. Ramona Flowers. Infatti era quello dove c'erano i Red Hot. Conosco qualcuno che ci è andato. Nas. Tedua. Savannah Funk. Sì. Metallica, Greta Van Fleet, Jerry Cantrell, The Blind Monkeys. Aspetta, ma i Savannah Funk? Sì, Savannah Funk. Ma grandissimi, ma hanno aperto i Red Hot Chili Peppers. Così pare. Ma che stima, sono arrivati... che sono quelli di Aldo Besto. Sì, sì, sono arrivati Ma grandissimi, ma che figata. Tra l'altro sta per uscire un nuovo album loro, o è appena uscito. Sgamato. Hotel. Non si dorme lì. Comunque grandissimi Savannah Funk hanno scalato le classifiche. Proprio ti manda un sito di hotel. Cazzi vostri. Se no, prova a vedere info utili, magari. O se tickets, c'è cioè tipo una formula camping, no? Informazioni, aspetta. Come arrivare, quando sei al festival. Area Kids, Mobile Lockers. No, quando sei al festival, mi sa che non si dorme. Mangiare e bere. Vabbè, Sir Burrito, grandissimo. Firenze Noodles, Grintoso. Grintoso. E Grintoso, mi piace. È green e anche toso. Lucca Summer Festival dal 25 giugno al 31 luglio. Grande Justin. Ma non aveva smesso di cantare? Ma era quest'estate. Ma di chi state parlando? Justin Bieber. Ma dove l'avete visto? Ma minchia, c'è sotto. Scusa. Stavo leggendo qua, eravate già arrivati qua. Zucchero, Marrakech. Zucchero. Ma la gente neanche nel Medioevo dormiva a Firenze, figurati se ci dormono a festival. Ma magari Plautus, la gente ai festival è più flessibile. John Legend. Noel Gallagher. Ricomi, Mara Sattei. Anche questo dal 25 giugno al 31 luglio, direi che è di nuovo una rassegna di concerti. Capa. Non un festival. Già. Ma sono i 21 Pilots. Venditte De Gregori, ma che... Robert Plant, ma c'è di tutto. John Legend vicino a Venditti. E lì sono i 21 Pilots. Ovviamente c'è Piero Pelù. Robert Plant che compare due volte, non si sa perché. Poi c'è Ronaldo. Poi Litfiba a caso. C'è Ronaldo. Ben Harper di nuovo. Blanco. Brunori. Enzo Avitabile. E Peppe Servillo con un nome pesante. E poi Justin Bieber, così buttato là. Rcomi. Justin Bieber di nuovo, Sara Mattei, Celine Dion. Fun fact di Celine Dion, vi ricordate quando era uscito Titanic? Mara Sattei. Vabbè. Quando era uscito Titanic c'era ovviamente la sua famosissima colonna sonora. Che tutti sappiamo suonare col flauto dolce. Esatto. E Celine Dion aveva firmato un contratto, è ovviamente ultra turbo giga milionario, per esibirsi esclusivamente a Las Vegas per anni. Arpa, furbina. Arpa, ma va. Arcocan. Sì, cioè lei si era tipo professionalmente autosegregata a Las Vegas. Ma è possibile fare un contratto con una città? Così pare, cioè, che... Basta, il comune di Las Vegas ha fatto un contratto con Celine Dion. Prova a scrivere Celine Dion Las Vegas. Ma l'ha fatto lei? Gliel'hanno imposto? Oddio, non penso che gliel'abbiano imposto, però... cavolo. Scrivi contract. Ma perché la casa? Ma chi se ne frega? Residency... Cioè, minchia, ha scritto contract. Perché parlano di case?
Ah, song to the songs the sign deal to perform in Las Vegas qua. Ok. Certain entertainers, vabbè, ok. No. The Canadian singer has signed a contract to perform 5 nights a week at Caesars Palace Hotel Casino for 3 years, beginning in 2003. Beh, 3 anni. Sì, ma 5 sere a settimana. Più che altro nel momento in cui sei all'apice, alla vetta, in cui dovresti fare... tour mondiale. The deal, sì, which sources say will pay the 33-year-old entertainer an estimated $45 million over the term of the contract, beh, rivals the sum of... that she could earn from a 40-date world tour before expenses. But, ah, but it allows her instead to stay at home to care for her new child born in January. Vabbè, allora bella per lei, ha unito veramente tutto. Vabbè. Cioè, vabbè. Sto dietro, sono a casa, sto dietro mio figlio, prendo una valanga di soldi, vabbè. A posto. Cioè vado a lavoro in macchina, nel senso, letteralmente vado lì, guido. Milione al mese guadagna. Quasi. Eh sì, perché quasi sono 36 mesi, più di un milione, no? Sì, tre sì, anni, più di un milione al mese. Sì. Beh dai, per cantare. Ah, anche stasera. Vabbè, anche stasera abbiamo fatto 1 milione rotti. A posto. A posto. Torino Jazz weekend, Festival. Weekend libero, ah no, probabilmente weekend suona, figurati. Eh beh. Lunedì, martedì libero, dai. Vado a fare commissione. Sì, ma lei suona un quarto d'ora, non di allora, fa solo quella. Sì, sì, sì. A mezz'ora di pezzi di serata. Torino Jazz Festival, vabbè, molto dedicato a un genere, dall'11 al 19 giugno, e dubito che sia un festival come lo intendevamo noi. Eh no, infatti c'è... Atlas Connection. Anche qui c'è, a parte... Adesso, tra l'altro, a parte i primi tipo tre, io non ne ho mai sentito mezzo. La no, prima estate, infatti. Atlas Connection... Mako Fest. Anderson Paak però, ah, è quello che c'era quest'anno sempre in Toscana, ma sono tutti in Toscana. Stile. Aspetta, senza dimenticare l'aura nostalgica dei Duran Duran. Damn. Still playing. Il Jazz Festival è carino, suonano nelle piazze e nelle vie del centro. Ah, bello. Lautus, ma allora, cioè, giri, che non ci dici niente. Infatti. Però sì, non è un festival per come lo intendete. No, esatto, sì, infatti. No, guarda, in verità, per... nel senso, farò molta fatica a staccarmi da questa definizione di festival, perché non è che adesso comincerò a chiamarle rassegne, no? Cioè, ma no, infatti, puoi chiamarlo come ti pare, festa della lo musica. Lo chiamerò festival per praticità, cioè anche per farmi capire, insomma. Però era interessante che attraverso l'articolo ho scoperto che in verità la mia concezione di festival è starata, diciamo. Anche secondo me questo. Può essere che festival si intenda anche quello, no? Secondo me non è che c'è una definizione così precisa che ha delle regole per essere chiamato festival, altrimenti questi non si potrebbero definire tali. Però al di là del nome iniziativa che... esatto, al di là del nome che musicale. Al di là del nome che gli dai, quello che intendiamo noi non lo stiamo trovando in Italia. Ma scusate, abbiamo scambiato Sagre, esatto, la sagra del jazz. Abbiamo di scambiato Torino. Il bra e la tromba. Ma anch'io prima ero in difficoltà. La tromba non è sempre stata qua. Anche a me pare. Fa confusione sta cosa. Poi io devo elogiare qualcuno e gli dico esatto, figurato. Ma siete qua? Questo era uno dei festival, la prima estate, quello dove c'era Anderson Paak, e volevo capire Lido di Camaiore. Dov'è? Non so dirtelo. Ma che cazzo, te lo ripeto. Lido, Camaiore, qua. Vabbè. Guarda. Ah, ok. Capito? Vicino, ovviamente. Esatto. Dicevo Miami. Che sono tutti in Toscana. Sì, vicino in effetti, a Lucca. Infatti è dove è stato il nostro amico Deku a sentire Anderson Paak quest'estate. Ma perché tutto lì, scusami? Non lo so, sono tre... Tre festival di tre fila. Tre festival di fila tutti in Toscana. La rassegna però vedi, la rassegna musicale è tra le più longeve e apprezzate d'Italia. Mako Festival, mai sentito. Cioè, capisci? Anche lì è un po' strano, no? Mako Festival. Quest'anno è partita con il live di Blanco, vedrà salire sul party artisti del calibro di Capo Plaza, Ghe, Coez, Carmen Consoli, Ariete, Ercomi. Ma chi è sto Ercomi? Come l'anno scorso la suggestiva Clouds Arena di Paestum. Io la conosco abbastanza. Ma non c'era il Clouds, il festival letteralmente di prima? Siamo di nuovo lì, nello stesso posto? Clouds Arena. Torna sulla lista un attimo. Antica scusa. Grecia. Vai su. Ah no, Atlas Connection. Atlas.
Future Fest. Hai fatto, il tuo cervello ha fatto secondo me un miscuglio basato sul titolo Cloud Atlas. Sì, del... sì, esatto. Che figata. Estum, che figata la mente. Pizza buonissima. Che ma bagata. Non sei il primo che me lo dice sta roba? Cosa? Che a Paestum ha mangiato una pizza buonissima. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha... Ah, lui. Ah, scusa, ok. A Paestum ha mangiato una pizza buonissima. Davvero. Plautus, potresti fare un canale di recensione Paestum, di festival e pizza. Del resto sei in provincia di Salerno. Dal 1 al 3 luglio, una città dell'elettronica italiana. Da Diplo a Carl Cox. Beh, minchia, Diplo, Cox. Diplo è gigante, però. Locus. Locus da Torino a Bari, questo così. Dove viaggia. Loco Rotondo diventa il centro del mondo pop e indie italiano ed europeo. Eoli Music Fest, Green Valley, Electro Park Festival. Che poi, paradossalmente, sapete qual è uno dei pochi festival veri e propri che secondo me c'erano? Lo Sherwood. Dov'era? È vero, era Padova? No? Ah, sì, scusa. Ma c'è ancora in realtà? Strano che non sia nell'elenco. Lo continuano a fare? Ah, Umbria Jazz, beh, famoso. Scusa, ma... E quello a Treviso qual era allora? Home. L'Home, volevo dire. È vero, dire, anche scusa. Quello non l'abbiamo L'Home, beccato. L'Home sì che si stava lì, mi sembra, no? Solo che mi sa che dopo... Hanno smesso di farlo dopo la pandemia. Dopo la pandemia non si sono più ripresi, mi sa. Già. Però già. L'Home era... Sì, scusa, ho fatto anche lì un mix cuglio. Volevo dire L'Home. Era la cosa più simile a un festival per come l'abbiamo visto all'inizio. Home Festival. Che pacco. Sì. Infatti credo l'abbiano sospeso durante la pandemia e poi... Basta. Fine. Ma non so se sono capitato nel posto giusto. Però. Se l'ha rivista. Previso. Quello. È lui, sì, ok. Ma non c'è niente di cliccabile. Le riviste. Scarica la tua copia digitale. Ok. Bene, Home Magazine. No, volevo dire Sherwood. Sì, quella di Padova. Che è Padova. Anche questo strano che non fosse nella lista. Italiano, sì. È piuttosto grosso, no? Sai che forse c'è un po' quell'effetto sì, che è grosso, ma per noi, tipo. Che siamo qua vicini. Sì, cioè a livello nazionale magari in verità è minore. Può essere, sì. No, it's Narcos. Lo stato The sociale. Offspring, what the fuck? The Offspring, lol. Scanca Nancy sotto, vedo. Beh, comunque. Beh, sì. C'ha i suoi nomi. I suoi nomi, no. In effetti un po' meno di quelli. Bull Brigade. Madman. Corveleno più tre allegri ragazzi morti. Quindi, il prossimo festival a cui andiamo? Gratis. Poland. In Polandia. Il più grande del mondo a Vienna è gratis. Lì infatti. Burning okay. Man. Burning Man, ok. Burning Man. Scusa, ma possiamo vedere anche il Dominator che ne parlava Salami e non l'abbiamo visto? È un festival? Vabbè. Sì, in teoria sì. A farsi fare l'autografo da Falco, beh, una roba molto da Indiana Jones. Dominator Festival. Mamma mia, che è? Ah, ho presente. Come no? Guarda, ma non era quello The in cui line up. Ma non up. Mi hai fatto vedere tu dei live di coso di Salvatore Ganacci, non era qua? No, era al Tomorrowland. Ah, allora chi ho visto qua? Vai su line up, sono curioso. Hunger Feast, mamma mia che ricordoni. Devastante. Sì, comunque è hardcore, musica elettronica proprio. Ma io ho visto qualcuno a questo festival. Tutti in bianco e nero. Sì, ci sta, anche sono stra omogenee come sì. Quello con la Defense maschera di Spawn. Live. Cringe. Nosferatu album showcase. The Satan. C'ha un testone da Doom, tipo. Mamma mia, è una formica orrenda. Non è cliccabile. Ma più di uno c'ha una maschera. È un trend, si vede. Comunque non ne conosco uno. Pochissimi. Super ma di proprio nicchia. Pochissimi. Però sì, deve essere bello anche se comunque non conosce nessuno. Stai perché scrollando uno e non stanno finendo mai. Non so infatti, se ti sei accorto. Quanti sono? Si alternano i DJ.
Comunque c'è una sezione anche di camping proprio. In alto, vicino alla... Vado un po' più veloce, quanti sono? Non finiscono più. Ma che, cioè, ma sono assurdo. Tutti quelli passati in tutte le edizioni? O è una è line-up, sarà la line-up del 2023, immagino. Mia. Comunque, scusa, io mi è rimasta la curiosità. Come si chiama sto festival? Dominator. Dominator. Ma Ganacci. K8 c'è due volte. No, invece... Una volta all'inizio e una volta alla fine. Plauso, sei un osservatore super attento. No, non so che avevo visto a sto festival allora. Dominator Ganacci. No, Ganacci che ti ho mostrato era il Tomorrowland 100%. Però qualcuno in sto festival l'ho visto perché mi ricordo questa scenografia. Mancano solo 266 giorni. Che carini che c'è il countdown. Infatti che però non riesco a mostrare a chi a casa. No, cosa fai? Facci sparire un secondo. Clicca l'occhietto sulla webcam. Addio. Ecco. Ecco qua. 266 giorni, 12 giorni, 47, 46, 45 secondi. Ma teoricamente ci sono diversi palchi. Sì, sì, Salami, è enorme, tipo quello di cui parlavamo prima, che ci sono più palchi in più giorni e tu ti fai un giro e quando vuoi vai sotto palco per quelli che ti piacciono e poi torni a mangiarti una roba, non so. A mangiarti. A calarti una pastiglia. E concludiamo con qualche immagine del Burning visto Man. Che l'abbiamo citato, del Burning Man. Perché la tradizione vuole che mostra l'aereo. Bruciato. Sì, il Burning Man in teoria si chiama così perché Madonna. In teoria c'era un fantoccio che assurdo viene bruciato fatto. In centro. Mm-hmm. Sopra un UFO. Cosa illuminati. Avranno voluto dire? 5G, vaccini. Terrapiata. Sì, esatto, c'è un fantoccio che viene sempre bruciato forse l'ultimo giorno. Non saprei. Ma soprattutto... No, ma la gente si suicida dentro quella roba. Dai, ma che cringe. Ma cioè... veramente? No, ma dico che cringe che ci hanno i link e le robe rotte. Vai giù. Vedi? C'è cioè, tipo caption ID attachment align. Ah, anche. Sì, dai, vero. C'è cioè, il linguaggio HTML. Cioè, è GQ, Non è l'ultimo dei giornali, voglio dire. Sì, è un scusa. Typo, probabilmente. Sì, sicuramente c'è una roba che non dovrebbe esserci, ma... controlla, rileggi, nel senso... Pazzesco comunque, sì, e sì, qua sì. In mezzo c'è il... Esatto, si forma una città vera e propria di trailer. Incredibile. Di trailer, scusa, di roulotte, di... Commercio di materie prime. Pazzesco, sembra un film di fantascienza. Tra l'altro ora che bravi, belli organizzati, così c'è una strada infatti. Per arrivare dritti. Sì, sì, fanno proprio gli isolati. Sì, sì. Anche fatica a perderti. Still così. Better than, Roma. Than most of the American cities. È un castra romano, dice Plautus. Ancora? E poi la gente... sono tutte rotte, l'hanno rifatto 100 volte. Ma sfigati. Ma poi... volete... Sì, perché poi la cosa divertente è che tutti si vestono come cazzo vogliono. Esatto, c'è gente esatto. Che gira steampunk, c'è gente che gira coloratissima, c'è gente che gira mezza nuda, se non nuda. Che poi io, sì, prima ho fatto la battuta di Mad Max, ma il look Mad Max no, esatto, è uno di quelli che va per la maggiore, perché appunto sei in mezzo al deserto, tanta polvere, zero acqua, no scherzo, però si presta insomma. Infatti. Ti vestire sì, ma ho messo immagini grandi Google. Devi cliccarla perché sennò ti mostra l'anteprima proprio. Ma sei un genio. Ah. Ma è Marco. Grandissimo. Ma quando sei stato al Burning Man, Marco? Dai, non ci hai detto niente. Grandissimo. Beh, la prossima volta fai la guida. Mi fa piacere che comunque hai indossato il cappello che ti abbiamo regalato al compleanno. Avevo detto no foto please. Notare, scusa, no, il terreno com'è proprio appiattito. Da ruote, tra sì. L'altro. È vero. Grande comunque questo, stima. Beh, se ci vai, che fai, non ti vesti? Ma certo, ti frega una volta che sei lì. Da personaggio fantasy, scusa. Ho fatto di nuovo lo stesso errore. Tra l'altro, parlando di personaggi Ah sì, tra l'altro fantasy. C'è tanta gente che porta carri e cose strane. Tra l'altro, sì, sembrerebbe che sia la tizia a tirarlo, no? Cioè, l'immagine dovrebbe essere quella, credo. Che ha domato il Scusa, drago metti di il metallo. Col Burning Man là. Uh-huh. No. Là, bravo. Ah, quei LED. No, non sono LED. Sì, mi sa di sì. Sì, delle lucine. Non credo siano riflessi colorati. Ma comunque, guarda
quanto è enorme il posto proprio. Con le biciclette, beh, in effetti ti sposti prima con le biciclette. Fai prima, mi sa. So. Mm-hmm. Sì, anche perché se riguardi l'aereo voglia. Ah, guarda l'esodo. Sotto. Quello. Questo? Sì. Oh, bah, signore. Che esperienza è, dai. Pazzesco. Ho fatto le code nel deserto. Sì, esatto. Scusa, ho beccato traffico nel deserto. È parte di un articolo sta foto. Uh-huh. Vorrei un attimo leggere giusto due righe. Sì. Burning Man Festival. Non so cosa ho accettato. Blocca tanto sempre. Blocca il computer di Marco. Esatto. Burning Man Festival gore stuck in traffic jam for over 9 hours. Leaving Nevada desert. Che poi, da bravo italiano, mi domando... Ah, quando deve andare via, lol. Ma perché uno non fa tipo... è passato di lato, cioè. Sì, è vero, dalla ripresa aerea lo diresti, ma se nessuno lo fa immagino c'è che... c'è un guardrail, tipo, forse. Sì, o forse questa è stata battuta apposta per il festival e qua invece c'è sabbia dove le ruote sprofondano. Ah, qualcosa del beh, genere. Giustamente. Sì, in effetti, guarda, oppure se guardi lì di lato sembra esserci una specie di marciapiede. Sì, infatti... Sì, secondo me l'hanno... Sì, e comunque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Cioè, sono 15 corsie, non è che è una strada sfigata. No, infatti, cioè... infatti. Plautus suggerisce, non lo sapete, ma in realtà ai lati ci sono due campi minanti. Ah, beh, vedi, in modo sicuramente... È l'unico modo squid di... Squid Game. Esatto. Allora no, rimango qua. Guarda, sa che... Dopo che ho visto esplodere il mio vicino, credo che seguirò le regole. Ah, fa culo sto, fa culo sto traffico. Basta, sono stufo. Io ci provo. O la va o la spacca. The festival that spans more than 3 decades hosted upward of 80,000 people. Taking place, Burning Man's Twitter account informed burners. Sì, che comunque 80,000 persone in questo caso che sono lì, perché sì, non è che uno va una sera. No, esatto. Quindi si crea una città di 80,000 persone. Sì, Pordenone ne ha 60,000. Sì, sì. Il Twitter account del Burning Man ha informato i partecipanti martedì che il tempo di esodo è di 9 ore. Perché miseria. Possono invadere una nazione, praticamente sì. Assurdo. E comunque sì, torno a ripetere che sono proprio per un termine di numeri e di spazio, sono cose che non possono esistere da noi. No, infatti. Cioè, dove li metti 80,000 persone? Non abbiamo un deserto dove costruire una città e per qualche giorno. Cioè, gli unici spazi aperti ampi che abbiamo sono qualche vallata in montagna. Mm-mm. E comunque non puoi Ma fare, comunque cioè... ci sono case anche sì, lì, ci sono paesi, ci sono paesini, c'è sempre, anche che sia campagna o che sia costa sì, o montagna, c'è sempre... qualcuno che ci vive, qualche comune minuscolo di 5 case. Damn, Burning Man, you crazy. Crazy people. Beh, è stato molto interessante. Sì, ho imparato un questa sacco live di dedicata. Concordo. Ai festival, anch'io ne ho scoperti tanti e mi è venuta voglia l'anno prossimo di andarci. No, sarebbe figo partecipare a un festival veramente per così 3 giorni. Proprio 3 giorni full immersion. Full immersion e ti becchi chi ti becchi e stai lì con la tua tenda. Beh, ci starebbe. Abbiamo visto che un paio sono in Croazia, cioè infatti, qua dietro. Infatti. Però, no, in Austria dobbiamo andare. Anche in Austria. Oh, andiamo a però, quello di Falco. Quello di con 3 milioni di persone. Sì. Però devi rompere le scatole alla gente che faccia silenzio perché devi dormire quando sei. Beh, qui. Ovvio, no. Cioè, no, mezzanotte e mezza, luna, alle 11. Io dopo inizio a lamentarmi. Giusto. Beh, d'altronde, sono iniziative per i giovani in questo. Per i giovani, sì. Raga, ci sentiamo presto. Tenete d'occhio i social che vi tengono informati sulle live prossime che faremo. Grazie di essere stati con noi. Grazie ai follower vecchi, grazie ai follower nuovi. E alla prossima. Andate con Dio. Vai con Dio, Plautus. Ah.